Denaro torna in casa, presidente di Like, una rete di imprese che viene presentata ufficialmente oggi, in realtà è un percorso già nato da tempo. Perché nasce Like e quali sono gli obiettivi? Like nasce per unire le forze di piccole imprese abruzzesi e con l'obiettivo di rafforzare la competitività e i risultati economici di queste imprese, ma anche lo sviluppo della nostra regione e della nostra provincia. Quali saranno le prime azioni concrete che Like metterà in atto? Like ha iniziato formalmente, si è costituita il 18 aprile, quindi già sta lavorando su alcuni temi molto importanti, che segnalo soprattutto quelli legati alla nuova programmazione comunitaria. Like ha assunto 4 lavoratori universitari della conoscenza che da tempo stanno approfondendo tutti i temi della nuova programmazione per essere disponibili sia verso enti pubblici, verso enti privati, associazioni, al fine di raccogliere risorse pubbliche da far arrivare nei nostri territori. Che tipo di imprese fanno parte della rete Like? Si tratta di aziende essenzialmente di servizi, in modo particolare servizi collegati all'editoria, alla comunicazione, alla formazione, alla consulenza alla pubblica amministrazione e alla consulenza alle imprese. Per quanto riguarda le istituzioni, avete già avuto dei momenti di confronto? Cosa vi aspettate? L'innovazione di un'offerta come quella che stiamo cercando di proporre al nostro territorio necessita anche di una crescita culturale da parte di chi è disposto a comprarli questi servizi, e quindi da un po' abbiamo avviato già alcune iniziative nei confronti di alcuni enti locali, a partire dal Comune dell'Aquila ma anche con altre istituzioni. Chiaramente ci sarà un percorso anche di comunicazione, di avvicinamento rispetto anche a contenuti concreti nei quali cercheremo di far capire, insomma, qual è la nostra offerta. Io sono stata appunto assunta su questo progetto insieme ad altri 3 miei coetanei aquilani e fondamentalmente stiamo supportando la rete nel servizio di progettazione europea in questo momento e quindi appunto nella consulenza enti locali, università, associazioni, imprese per l'accesso ai fondi comunitari, e a breve usciremo con un servizio di formazione proprio sulle tematiche europee e in futuro con un servizio di internazionalizzazione d'impresa. È stata un'opportunità che è uscita l'anno scorso e appunto tramite un bando lanciato dalla rete dai 5 imprenditori e abbiamo risposto al processo di selezione, abbiamo affrontato il processo di selezione e abbiamo avuto modo, diciamo, l'opportunità di mettere a frutto, diciamo, i nostri studi e la formazione. Quanto è importante per questo territorio poter intercettare, soprattutto sapere intercettare i fondi comunitari? A mio avviso moltissimo, visto il momento, insomma, di crisi e di scarsità di risorse, così, per così dire. È importante anche perché la progettazione europea nella fattispecie offre un po' la possibilità, l'opportunità di uscire fuori dai confini locali attraverso la costituzione di partenariati internazionali che spesso è un requisito essenziale per l'accesso ai fondi. Quindi è un'occasione sia di crescita, di sostegno economico, che di crescita, diciamo, culturale.